Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, buonasera, benvenuta Alessandra Tarquini, docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Buonasera, buonasera. Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle e sostenitore del sì al referendum. Senatore Toninelli, adesso lei ha un grande diritto di replica. Allora, è vero che i sostenitori del sì al referendum cercano di convincere chi è ancora dubbioso, dicendo tra l'altro anche che migliorerà la qualità degli eletti e anche la qualità del lavoro parlamentare, averne di meno di parlamentari, ma per la verità non c'è nessuna prova che questo accadrà. Sì, innanzitutto il 20 e il 21 di settembre si andrà a votare non contro qualcuno, perché quello è sbagliato, l'interpretazione di chi dice andate a votare contro il Movimento 5 Stelle, è un'offesa per i cittadini che hanno diritto di voto, si andrà a votare a favore di qualche cosa. La domanda è semplice, volete cittadini confermare una legge votata quasi all'unanimità da tutti i partiti in Parlamento che riduce da 945 a 600 il numero di parlamentari? O volete mantenerli così? Per noi è un sì doveroso, è un sì giusto e un sì di buon senso. Non riduciamo la rappresentatività del Parlamento, ma ci uniformiamo agli altri paesi europei. Oggi, dati alla mano, inconfutabili, l'Italia ha un parlamentare ogni 63.900 abitanti. Poi c'è la Spagna con uno ogni 84.000 e via dicendo la Gran Bretagna e la Germania. Riducendoli di un terzo diventiamo come gli altri paesi, uno ogni 100.000. E ricordiamoci che oltre ai parlamentari ci sono i consiglieri regionali, 884. E ricordiamo che i consiglieri regionali sono organi di natura legislativa, ci sono gli eurodeputati, ci sono i sindaci, i consiglieri comunali. Quindi non c'è un deficit di rappresentanza, ma un numero giusto di parlamentari in cui non ci sia possibilità di imboscarsi, un terzo dei parlamentari è assenteista, non lavora in Parlamento, un numero giusto di parlamentari, ecco, dobbiamo... tutti lavorano, non ci mettono la faccia. Senta, Toninelli, allora adesso prima di ridare la parola a Calenda, voglio solo chiederle se non la spaventa e non la preoccupa che comunque una leader politico come Calenda dica apertamente che questo è anche un voto contro di voi, che quindi a prescindere dal merito del referendum c'è anche una questione di votare contro la politica del Movimento 5 Stelle. No, non mi preoccupa assolutamente, ma mi dispiace, perché se il voto è, e lo è, il momento di democrazia più alto ed importante che abbiamo, ovviamente, politicizzarlo, quando in realtà il voto ha un argomento specifico, che è il numero dei parlamentari, che tutti i partiti hanno inserito nei programmi elettorali, che tutti i partiti hanno votato, che cosa significa dire a votare, di andare a votare contro qualcheduno? Perché se voti no al voto del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, perché tutti hanno votato sì, quindi è un voto contro tutte le forze politiche eventualmente, ma io sono convinto che i cittadini voteranno sì in massa. Allora, senatore Toninelli, come replica questa accusa, insomma, intanto che vi siete tutti arricchiti, che poi insomma alla fine la casta siete voi? Vabbè, Calenda, abbiamo capito che mi dispiace che Calenda cerchi di impostare tutte le sue argomentazioni non in maniera tecnica ma in maniera politica contro questa forza politica, ma io rimango nel merito. Ma io ho esordito, scusi Toninelli, io ho esordito con argomentazioni tecniche a cui lei non ha mai risposto. Calenda, abbia pazienza, Calenda, abbia pazienza. Sì, basta che non dici balle, poi è tutta la pazienza che vuoi. Una riforma ampia della Costituzione. Nel 2016 si prova Renzi, 47 di 139 articoli, entrambi bocciati dai cittadini. Noi, siccome siamo persone serie, abbiamo deciso di fare una serie di modifiche puntuali. Qual è la prima modifica che mette d'accordo tutti, certamente i cittadini? È quella del taglio dei parlamentari, come improvvisato? No, seguendo le linee che accadono in Europa, sia in Gran Bretagna che in Francia, per farvi capire che è un qualche cosa che sta avvenendo anche a livello europeo, stanno riducendo il numero dei parlamentari, non c'è demagogia, non c'è populismo. E poi se parliamo una volta al sì al referendum che passa, i parlamentari sono tagliati, vogliamo parlare di taglio degli stipendi? Calenda, io mi taglio lo stipendio da quando sono in Parlamento nel 2013. Ma te credo, guadagni
comunque il 100% in più di quello che guadagnavi prima. Ma che ragionamento è? Ma non è, scusate, scusami. Camera e Senato. Ma che ragionamento è? Ma scusami, allora, uno alla volta, Toninelli, nessuno l'ha fatto. Abbiamo capito che Calenda ce l'ha con Di Maio e il Movimento 5 Stelle. Io volevo però, se mi permette, rimanere nel merito per un minuto, perché una delle una delle contestazioni che qual è? Grazie. Una, io voglio rimanere nel merito, io non ce l'ho contro Calenda, a differenza sua che ce l'ha contro il Movimento 5 Stelle, ma voglio che cittadini capiscono a casa di che cosa si tratti. Riduci il numero dei parlamentari, immediatamente dopo che cosa fai? Fai le riforme gerarchicamente subordinate, regolamenti parlamentari, accorperemo il numero delle commissioni parlamentari, oggi sono 14, sono composte da circa 40 deputati e da circa 20 senatori, le ridurremo in modo tale che il numero rimane sufficiente affinché possano lavorare bene e faremo una legge elettorale che garantirà la rappresentanza, però, e chiedo anche a Calenda, e spero che il PD sia d'accordo, con le preferenze, che sia un Parlamento fatto da un numero giusto europeo di parlamentari scelti dai cittadini. Speriamo che questa battaglia, che rappresenta un grande salto di qualità in avanti nella democrazia, venga accolta con favore da tutte le altre forze politiche. Ecco, mi verrebbe da dire, senatore Toninelli, che forse bisognava, non dico farle prima tutte le riforme che andranno fatte per accompagnare un taglio dei parlamentari, la modifica dei regolamenti, eccetera, eccetera, ma almeno avere l'accordo politico solido per poterlo fare, perché se no, finito il referendum, i parlamentari saranno tagliati e a quel punto cosa succede? Posso fare una domanda io, Toninelli, a lei? Mi lasci dire una cosa? Posso fare una domanda? Una cosa, perché lei una ha cosa, votato no al taglio dei parlamentari nel 2016 che terminava il bicameralismo? Perché lei in quel contesto disse che il bicameralismo non era un problema e che il problema era Renzi prima di tutto, ma in secondo luogo il numero dei parlamentari e la vicinanza alla politica. Allora adesso ci viene a dire che questa è la prima di una serie di riforme. La domanda che faccio è: lei ha cambiato idea sul bicameralismo paritetico? Cioè ritiene oggi, a differenza del 2016, che bisognerebbe ritoccarlo o cambiarlo radicalmente o addirittura cancellare una Camera? Senatore Toninelli. Benissimo. Allora, equiparare la riforma Renzi, che modificava 39 articoli, alla riforma nostra dei cittadini votata all'unanimità dei partiti politici in Parlamento in ultima votazione, è veramente una stupidaggine. Ma ti ho fatto una domanda, ma quale scusa? Veniva trasformato il Senato in una secondo petta, però mi faccia dire, in un secondo lavoro per i consiglieri regionali e per i sindaci, e veniva stravolto l'articolo 70 sulle modalità di fare le leggi. Quello avrebbe veramente danneggiato la qualità del lavoro delle istituzioni politiche. Alla sua domanda rispondo: il problema non è il bicameralismo paritario, e lo prova il fatto che l'Italia non è che fa poche leggi. Mi lasci finire, Calenda, la prego, poi parla lei. Il problema dell'Italia non è che fa troppo poche leggi, e quindi il bicameralismo paritario non è un problema, ma ne fa troppe, le fa non scritte bene e le deve correggere ogni anno. Vanno fatte leggi migliori, più durature e che siano anche più partecipate con i cittadini. E questo è l'obiettivo. Quella differenza sa chi la fa? La classe politica, ed è per questo che le preferenze tolgono alle segreterie di partito il potere di nominare chi va in Parlamento. Riprendo da lei, senatore Toninelli, perché appunto, parlando di alleanze, il 20-21 settembre, sappiamo che non si vota solo per il referendum, ma si vota anche in 7 regioni italiane, e a parte la Liguria, dove siete riusciti a fare un accordo con il Partito Democratico, vostro alleato di governo, nel resto delle regioni niente. Allora, siccome Di Maio ha detto che dovete coordinarvi meglio, ma chi ve lo impedisce, visto che è esattamente la stessa cosa che Di Maio ha detto alle precedenti elezioni regionali? Ma guardi, noi ci abbiamo provato, abbiamo lavorato seriamente. Io sono convinto che il Conte 2 stia lavorando bene. Avete visto la gestione della pandemia e avete visto la gestione dei dossier europei con i 209 miliardi. Ci abbiamo provato in una regione bellissima, importantissima, in cui mi trovo in questo momento, che è la Campania.
Campania avevamo candidato Sergio Costa, l'ottimo ministro dell'ambiente, un ex generale dei, un generale dei carabinieri e della guardia forestale che aveva combattuto contro le ecomafie, però purtroppo il Partito Democratico penso che abbia guardato i sondaggi e abbia detto con De Luca, visto che ha fatto lo sceriffo sanitario durante la pandemia senza fare di fatto nulla, ha deciso diversamente. Quello per noi sarebbe stato un segnale importantissimo, ma c'è ma stata però mi scusi, Toninelli, questo non significa Toninelli, che non si vada avanti. Però, Toninelli, mi scusi, ma è prego, ovvio prego, che quando si fanno delle alleanze bisogna fare dei compromessi. Ora è altrettanto vero che in base a tutti i sondaggi, lei ha citato la Campania, l'attuale governatore De Luca, che è stato ricandidato, stravince, è molto popolare, la maggioranza della popolazione ritiene che lui abbia fatto molto bene. Allora, se voi chiedete di mettere un candidato che ha poche chance, ecco, mentre invece in Liguria il Partito Democratico ha rinunciato al proprio candidato e ha sostenuto il vostro Sansa, che peraltro diciamo, secondo i sondaggi ha meno possibilità di essere eletto. Quindi insomma i compromessi bisogna farli in politica, questo l'avete capito. Guardi, anche voi 5 Stelle che sì, avete sempre sì, detto niente alleanze, niente doppio mandato. Sono il primo a dirlo, in Campania abbiamo candidato il ministro Sergio Costa 9 mesi fa, ben prima dell'esplosione della pandemia, quindi non ci vengano a dire che non c'erano le condizioni, e anche il PD si sarebbe fregato le mani a poter accantonare De Luca, che non ha gestito bene la sanità, si è fatto lo sceriffo a parole durante la pandemia. Se andiamo a guardare la sanità in Campania è un disastro, in Liguria ce l'abbiamo fatta, ma anche noi in Liguria abbiamo rinunciato al nostro candidato, addirittura votato dagli iscritti, abbiamo fatto un compromesso. La Campania per noi era un momento importantissimo, ma questo non significa che non si vada avanti. Al governo stiamo andando bene, ora portiamo a casa questo sì al taglio parlamentare, miglioriamo la legge elettorale, ma soprattutto facciamo un piano organico per utilizzare i 209 miliardi del recovery fund, perché io mi metto le mani nei capelli se penso che quei soldi li possono gestire Salvini o Meloni. Senta Toninelli, lei ha accennato poco fa al Recovery Fund. A che punto siete voi del governo? E a proposito di governo, lei rimpiange il governo con la Lega di Salvini, dove lei peraltro era ministro? Allora, sul Recovery Fund, come sapete, entro pochissime settimane presenteremo il piano che sommerà circa 20 miliardi di euro che potranno essere dati immediatamente. Nel frattempo ovviamente tutto il governo sta lavorando affinché si possano prendere nel modo migliore possibile e più veloce possibile tutti i 209 miliardi. Su una valutazione generale io penso che anche il Conte 1 abbia fatto cose buone, per conto mio il reddito di cittadinanza, quota 100, la legge spazza corrotti, abbiamo fatto scelte coraggiose che oggi grazie a Dio c'erano in un periodo come la pandemia, perché senza reddito di cittadinanza chissà quante centinaia di migliaia di famiglie andavano in mezzo alla strada. Abbiamo cancellato i rischi di tensioni sociali, ma penso che stia facendo meglio il Conte 2, perché la gestione della pandemia, io lo dico da Lombardo dove ci sono stati quasi 20.000 morti, è stata una cosa di una difficoltà incredibile, e anche la gestione dei dossier europei. Quindi io penso che questo governo e questa maggioranza vada avanti, si consolidi se continua a portare a casa risultati importanti nell'interesse generale. Rapidissimo Toninelli. Allora, grazie a quella trattativa che ci ha portato a vincere in Europa, non era per niente prevedibile questo importante risultato dell'Italia. L'Italia si trasformerà da contribuente netto, do più soldi di quanto ricevo dall'Europa, a percettore netto, ricevo più soldi di quanto ne do. Questo è un grande risultato, sì, ora l'impegno ovviamente è utilizzarli. Però questo principio indietro, di però, trionfalismo no? A favore dei francesi, dei tedeschi... Ma quale o trionfalismo, dei britanni, Toninelli? Sapere, non piace tanto. L'Italia, non la devi buttare in caniera. Mi spieghi perché il Recovery Fund lo festeggi e il MES non lo prendi? Rispondi a una domanda nella trasmissione. Toninelli, io non l'ho mai interrotta, la prego di fare altrettanto. No, ma interrotto 20 volte. L'economia non riparte a pieno se non c'è una tenuta del tessuto sanitario, cioè della situazione. Toninelli, le posso chiedere? Oggi in Europa l'Italia è lo Stato che grazie alle proprie misure prese dal governo
governo ha un numero di contagi inferiore ed infatti è lo Stato che sta crescendo di più. E quel documento Toninelli, che ha fatto vedere Calenda è semplicemente il fatto per cui il governo sta lavorando e non l'ha ancora reso pubblico. Se mi risponde telegrafico, perché sul recovery fund dove ci sono effettivamente molte più condizionalità che sul MES voi festeggiate e il MES continuate ad osteggiarlo, anche se molto probabilmente il governo dovrà dire di sì? Per due motivi, il MES è il passato e il MES non serve. Il MES è un trattato è il passato votato che è una risposta ratificato dal governo di centro. Ma è una risposta di merito il MES è il passato. Prego, mi lasci finire. Da Berlusconi, ma rispondi a una domanda, ma che vuol dire sul contratto di finanziamento è il passato? Ci spieghi, rispondi a una domanda Calenda, in questa trasmissione. Calenda, io rispondo a tutte le domande se mi viene data la possibilità di farlo. Grazie. Rapido. Quindi ha delle condizionalità che sono enormi. Sulla parola dicono che non ci sono condizionalità. Siccome abbiamo ottenuto 37 miliardi in più, perché se ne aspettavano circa 170, e Conte, questa maggioranza, ne ha portate a casa 209, utilizzeremo tutti quei soldi per tenere in piedi l'economia, il tessuto produttivo e il tessuto sanitario. No, ma non te lo fa. No, oggi ma non serve. Sarà così.